Qui Massimo Gianangeli del Comitato Tutela Ambiente Vallesina, in rappresentanza appunto della biogas per le Marche. Oggi ci sarà una manifestazione importante qui ad Ancona, davanti appunto al Teatro Le Muse. Per cosa manifestate? Per l'assurdità della situazione che si è creata con questa vicenda, assurdità che va a mettere in discussione diritti primari, incoercibili, garantiti dalla Costituzione, il diritto alla tutela della salute, il diritto all'ambiente, il diritto alla legalità, il diritto all'informazione, partiamo proprio da quello, cioè qua ci troviamo in situazioni in cui ci sono impianti che vengono autorizzati, i cittadini si accorgono di questi nuovi impianti che arrivano sul territorio. Quando vedono le ruspe nei cantieri, quindi siamo a palesi violazioni di principi, addirittura di natura anche comunitaria. Tutto questo è stato fatto in pratica tramite un quadro normativo che definire assurdo è poco. Abbiamo questi impianti che vengono autorizzati a poca distanza l'uno dall'altro, nel caso della Vallesina abbiamo circa 8 intorno a Iesi. Vengono autorizzati senza procedere neanche con una valutazione di impatto ambientale. In pratica, se avessimo fatto Iesi un impianto da 8 MW unico, avrebbe dovuto subire tutta una serie di valutazioni di carattere ambientale, implicazioni anche con dei pareri degli enti preposti, ARPA, MASO, eccetera. Avendone fatti 8 a distanze irrisorie uno dall'altro, questi impianti vengono autorizzati con un'autostrada praticamente, quindi non Certo. fanno tutto questo tipo di valutazioni. In Poi questo sì. contesto, quali sono i consigli che date appunto alla Regione Marche? Non diamo consigli, noi rivendichiamo i nostri diritti e noi pretendiamo, esigiamo il rispetto della legalità. Per fare quel quadro, per arrivare a quel quadro che abbiamo descritto prima, con 8 impianti fatti senza valutazione, ma si parla di circa una trentina, 40 impianti in tutta la regione, hanno dovuto fare una legge. Ho fatto una legge nel marzo del 2012, una nuova legge regionale 3/2012, che disciplina la valutazione di impatto ambientale e che esclude questi impianti sotto una certa soglia dalla valutazione di impatto ambientale e senza tener conto di che cosa? Del cumulo con altri progetti, del contesto ambientale in cui vengono collocati, delle implicazioni anche di natura demografica legate alla situazione demografica del sito, perché un conto di impianto come questo viene fatto in cima a Monte San Vicino, un conto viene fatto a 700 metri alla piazza di Camerato di Castelbellino o di